Allora, qui siamo sempre al Golden Gate, quindi il distretto Golden, e questo è un altro vicolo in pratica, parallelo a quello che abbiamo visto prima. Anche qua pieno di locali, di bar dove ci sono praticamente tutti i giapponesi. Questo è completamente vuoto, poverino, si starà suicidando. Invece qua di fronte è pieno, come si può dire, ci vuole culo nella vita. Come vedete, però, la maggior parte sono giapponesi, ci sono pochi stranieri. Qua è vuoto. E, per i giapponesi è molto importante bere in compagnia dei colleghi, degli amici, è un modo per di socializzare. Molto alcol, diciamo che è un trade union. Addirittura alcune aziende gradiscono che i propri dipendenti siano dediti alle bevute, perché secondo loro andare a bere dopo il lavoro con i colleghi crea squadra e fa sì che loro possano guadagnare di più. Le aziende sono più produttive se c'è spirito di squadra, e secondo loro lo spirito di squadra si crea frequentandosi dopo il lavoro. Vedete, qua bevono, brindano, sono tutti contenti. Questi vicoli, come abbiamo visto poco fa, sono collegati tra di loro da vicoli ancora più piccoli. Vedete, normale trovare uomini che si capisce che sono salarymen, come li chiamano qua, ovvero sia impiegati, si capisce dal tipo di abbigliamento, dal fatto che hanno delle borsette delle 24 ore, che vanno in giro. Come vedete laggiù in fondo, gli immancabili distributori di bibite, che quelli qua non mancano mai.